Qualche domanda spot, osservazione puntuale? Anche qui non vedo mani alzate, per cui passo subito alla prossima presentazione del collega Maurizio Guerra, metodologie di definizione dei valori di fondo dei suoli e acque sotterranee. Sempre 20 minuti, io 5 minuti prima faccio la gomitata. Prego. Allora. Il microfono qual è questo qui? Allora, buongiorno a tutti. La mia presentazione è giusto per darvi un aggiornamento sullo stato dell'arte e dei lavori che sta conducendo il gruppo di lavoro 19 bis del Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente relativo alla linea guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee. Vedremo quindi brevemente il perché il sistema ha ritenuto opportuno dotarsi di nuove linee guida per il fondo, da chi è composto il gruppo 19 bis, quali sono i punti di forza, speriamo, che caratterizzeranno queste nuove linee guida, e poi brevemente un'anteprima della struttura di questo lavoro. Una parentesi, mi consentite, molto sì, generale, giusto per magari non addetti ai lavori specifici del fondo. A cosa serve il fondo? Il fondo, cioè, un po' come una telefonata, certe volte allunga la vita, nel senso che in certi casi è opportuno alzare i limiti della legge che emette per delle matrici ambientali. Ad esempio, nel caso dei suoli, no? C'è il limite dello stagno. Prendiamo un valore che adesso è già cambiato, il sistema è già cambiato, la normativa è cambiata. Però una concentrazione limite di 10 mg chilo, laddove, anzi scusate, era 1, laddove il terreno per motivi naturali presenta una concentrazione naturale ben elevata, superiore a questo 1, è chiaro che i nostri interventi non possono riferirsi a quell'uno detto dalla legge, ma dovranno in qualche modo adeguarsi al contenuto naturale dell'elemento stesso. E, chiusa parentesi, quindi riprendiamo il nostro discorso. Perché nuove linee guida? In realtà già esistevano delle linee guida relative al fondo dei terreni e delle acque sotterranee. Ricordo qui i protocolli di Ispra del 2006 e del 2009. E inoltre molte regioni, oltre al know-how, quindi a saper fare il fondo, effettivamente già si erano cimentate in campagne e quindi nella misurazione, diciamo, del fondo stesso. L'idea, e poi l'ha anticipato Fabio Pascarella e poi anche il collega Claudio Bondi, di predisporre queste linee guida è nata già 2 anni fa, in seguito, diciamo, al workshop del 2015, laddove sono state individuate delle criticità inerenti all'applicazione del protocollo di Ispra per la definizione dei valori di fondo delle acque sotterranee. Fra le criticità, ce ne sono alcune, per esempio ricordo quella dell'identità del fondo, ovvero definire in funzione degli obiettivi l'oggetto di interesse. Questa sembra una cosa un po' banale. Però se noi dobbiamo definire per esempio il fondo di un corpo idrico sotterraneo, è chiaro che questo corpo idrico potrà diciamo, essere caratterizzato da diverse facies idrochimiche, quindi con diverse situazioni proprio chimiche peculiari. Quindi in effetti si potrebbero andare a delineare diversi tipi di fondo, diversi livelli di fondo, oppure pensiamo al fondo delle aree minerarie. È chiaro che i terreni limitrofi ai filoni produttivi mostreranno certi valori naturali, i terreni più lontani mostreranno dei valori più bassi, quindi anche in questo caso dovremo definire diversi livelli di fondo. Quindi è importante banalmente mettersi d'accordo che cosa intendiamo per fondo quando dobbiamo andare a determinarlo per una determinata zona o per un determinato corpo idrico. E una cosa, un'altra criticità molto importante è la relazione fra modello concettuale ed analisi e elaborazione dei dati. Su questo poi lo vedremo più tardi, una cosa fondamentale. E poi si era anche palesata la necessità di una maggiore flessibilità sia nell'identificazione degli indicatori di fondo sia nella gestione degli stessi. Conseguentemente ecco, a questo, durante appunto, questi 2 anni, si sono aggiunte anche nuove. Diciamo, il percorso del fondo si è intrecciato anche con diversi dispositivi normativi e tecnici. Dicevamo prima, Claudio Bondi lo ricordava, questo gruppo nasce come costola del gruppo per la contaminazione diffusa.
ma poi più recentemente anche il decreto Terre Rocce di Scavo prevede la determinazione dei valori di fondo per rideterminare, qualora possibile, i valori per il riutilizzo di questi materiali come sottoprodotti. E da ultimo, con il decreto ministeriale del 6 luglio 2016, era richiesta che gli istituti scientifici dovevano predisporre delle linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i corpi idrici sotterranei. E da chi è composto il gruppo di lavoro 19bis? Quindi ovviamente da alcune ARPA, in particolare 11 ARPA. E faccio questa presentazione perché, in occasione, a seguito della legge 132 del 28 giugno 2016, le agenzie non solo lavorano a zona, nel senso che sono i referenti tecnici delle rispettive regioni, ma in qualche modo hanno anche questo duplice aspetto di lavorare in rete fra di loro, forse lavorano a tema. Quindi nel caso specifico dei valori di fondo sono state selezionate 11 ARPA e la meglio gioventù di queste ARPA, e appunto che costituiscono un gruppo di lavoro. E al lato abbiamo messo anche il logo dell'istituto dell'IRSA del CNR, in quanto sta partecipando per la parte relativa ai corpi idrici sotterranei. Quali sono i punti di forza che speriamo appunto caratterizzeranno queste nuove linee guida e che in qualche modo le dovrebbero rendere diverse dai precedenti protocolli? Beh, sicuramente un elemento importante è mettere al sistema le conoscenze e le esperienze del sistema nazionale, quindi un conto è rappresentare, spiegare le cose da un unico punto di vista, un conto che portiamo l'esperienza, le criticità, le difficoltà che hanno incontrato diversi soggetti. Il secondo punto è affrontare i diversi ambiti in cui è richiamato il tema del fondo, perché le linee guidate anche di ISPRA del 2006 e del 2009 in realtà erano concentrate soprattutto sui siti contaminati, laddove invece il fondo, poi vediamo, rientra in altri elementi normativi. Poi la centralità del modello concettuale, questa maggiore flessibilità di definizione e gestione dei valori di fondo, gli approfondimenti e casi studio, anche questo è un elemento molto importante che fa capire cosa la grande complessità che c'è dietro appunto la valutazione del fondo. E in ultimo anche la proposta di fattibilità di un atlante online del fondo. Dunque, su mettere a sistema le conoscenze e esperienze del sistema nazionale di protezione dell'ambiente, ce lo siamo già detti sostanzialmente, ognuno porta il contributo sulla base del proprio modus operandi e anche sulla base delle caratteristiche territoriali. Per quanto riguarda i diversi ambiti in cui queste linee guida lavorano, vanno ad abbracciare, ricordiamo ci sono i siti contaminati, ma anche i piani di gestione dell'inquinamento diffuso, in cui appunto abbiamo visto prima la presentazione di Claudio Bondi, terre e rocce da scavo e la protezione dei corpi idrici sotterranei dall'inquinamento e dal deterioramento. Questi quattro pilastri prevedono, questi quattro pilastri normativi, tra virgolette, prevedono appunto la definizione dei valori di fondo. La centralità del modello concettuale, l'esperienza finora maturata ha evidenziato la centralità del modello concettuale, la cui ricostruzione è il presupposto di ogni percorso per la definizione dei descrittori del fondo. In realtà, molte volte si sente dire ma io ho 24 osservazioni, faccio il 95esimo percentile e ho fatto il fondo. No, quello è la cosa meno importante, la cosa anche se vogliamo più sbagliata. Perché? Perché il mio problema è capire che cosa veramente rappresentano queste 24 osservazioni. Allora in questo schemino il problema grosso è fare in modo che il modello concettuale fitti con la nostra database e viceversa, perché poi quando cominciamo a elaborare i dati è anche possibile che il nostro modello concettuale debba essere rivisto. E quindi la parte centrale, direi proprio la parte di cottura, di distillazione del fondo, nasce pochino a monte della statistica, della geostatistica.
per parafrasare una pubblicità degli anni 90, in cui c'era questo splendido Carl Lewis, diciamo il potere non è nulla senza controllo, noi possiamo parafrasare come la statistica non è nulla senza modello concettuale. Se noi ci pensiamo anche adesso, se guardiamo gli ultimi eventi, no, delle elezioni del Presidente degli Stati Uniti, oppure la Brexit, no, diciamo, la campagna previsionale, diciamo, dei grandi istituti statistici, si è scoperto che ha fallito. Ha fallito probabilmente perché non ha adeguato il modello concettuale di selezione diciamo, dei propri, del proprio campione con una società più liquida che in qualche modo è cambiata. Quindi anche qui, no? C'è un modello concettuale, hanno adottato un modello concettuale evidentemente, probabilmente ormai superato, e quindi i risultati statistici, cioè la stessa operazione che avevamo fatto fino a qualche mese fa, non risultavano più adeguate a rappresentare effettivamente i grandi numeri. Sulla maggior flessibilità della definizione e gestione dei valori di fondo si mette in evidenza che qualora nel momento stesso che i valori di fondo sono richiamati nella normativa in diversi ambiti con caratteristiche molto diverse, questo fa pensare anche le modalità con cui si quantifica il fondo possono essere diverse. Non è detto che il fondo debba sempre per forza essere definito come un numero secco, ma in taluni casi può essere più diciamo, idoneo rappresentare la variabilità, poi questo è un dato parametro, quindi il fondo, come tutto il campione statistico a disposizione, oppure predisporre modello geostatistico. Qui mi collego molto al discorso che faceva l'ingegner Cirillo prima, no? Il grosso problema della come dire, rappresentazione della complessità di alcuni fenomeni, per cui questo è un esempio che ho già fatto qualche anno fa, io posso rappresentare il fondo come un mero parametro statistico e quindi sostanzialmente del mio modello ho solamente un numero, oppure utilizzare un campione statistico a cui posso poi legarlo, che considero rappresentativo della popolazione del fondo, e quindi in qualche modo rappresento il mio modello in maniera un po' più dettagliata, oppure diciamo, posso prendere in considerazione un modello ancora più complesso che tiene conto anche della variabilità dello spazio, no? E avere ancora meglio un'idea di quella che è la realtà, tra virgolette, perché poi in realtà non la conosciamo, no? Facciamo finta che questa sia la realtà. Ora, è chiaro che anche qui il modello è un modello e quindi in qualche modo va sempre verificato, perché è possibile anche di essere sbagliato, magari fa tutto un percorso, in realtà la verità è tutt'altro. Da qui quindi proprio le difficoltà, no? Ripeto, non so quelle 24 osservazioni ci faccio il 95esimo percentile, ma c'è tutto un discorso dietro ben più complesso. E queste linee guida quindi intendono in qualche modo, attraverso degli approfondimenti, attraverso la messa in evidenza di alcune criticità, appunto parlare anche contengono questi approfondimenti sia concettuali sia anche a livello statistico. E l'ultimo punto era questa fattibilità di un atlante online del fondo. Ora, abbiamo individuato solamente due punti, una fase preliminare che banalmente non è altro che la raccolta dello stato dell'arte, delle diverse ARPA che hanno operato sui loro territori, quindi una fase direi statica. Ben più interessante invece potrebbe essere la proposta di una fase dinamica, quindi di un database aperto, online, in cui i dati effettivamente siano diciamo anche elaborabili. Un riferimento tecnico in questo senso, lo sviluppo di questa fase potrebbe essere il progetto Geobasi sviluppato in Toscana, nella regione, dall'ARPA, dal CNR, ma probabilmente magari in altre regioni ci sono dei progetti analoghi, e comunque questo discorso in qualche modo si potrebbe poi anche ampliare su altri temi che sono un po' in discussione, come la banca dei siti contaminati o anche il monitoraggio del suolo. Insomma, bisogna vedere come collegare questi dati e come gestirli. Brevemente l'anteprima della struttura delle nuove linee guida: un testo principale, un allegato A, caratterizzazione delle matrici ambientali. Ovviamente qui si parla solamente delle strategie e di modalità di campionamento delle matrici ambientali relative alla definizione del valore di fondo, quindi è chiaro che è un testo che non va in conflitto con quanto abbiamo visto prima dal collega dell'ARPA Sicilia.
Poi un allegato B, approfondimenti di statistica, in cui l'allegato ovviamente non è un manuale di statistica, questo ci tengo a precisarlo, ma il suo intento è unicamente quello di approfondire anche attraverso degli esempi delle tecniche statistiche richiamate nel testo principale. E poi c'è un terzo allegato sui casi studio, che anche questo secondo me è molto importante perché appunto questi saranno 12-15, adesso vediamo, relativi sia a terreni acque sotterranee, in quanto rendono proprio idea della, innanzitutto della variabilità, diciamo, della situazione della, proprio, come dire, delle matrici ambientali, del livello di conoscenza, della complessità geologica e idrogeologica della nostra penisola, ma anche della varietà con cui diversi soggetti affrontano i problemi in maniera sempre peculiare. Sul testo principale, questi sono i capitoli allo stato attuale. Ovviamente questa è un'importanza rilevante, secondo me, il secondo capitolo, definizione e criticità, e ovviamente però poi il cuore del problema, il cuore, diciamo, del lavoro è la procedura per determinazione della gestione dei valori di fondo. E qui, dopo un approfondito diciamo, dibattito e discussione, abbiamo partorito questo bellissimo schema. Questo schema, che è il gioco dell'oca, quindi dall'1 al 63, perché? Perché effettivamente, diciamo, nel fondo si va avanti con certi passi, con certe procedure, talora bisogna fermarsi, tornare indietro, guardare cosa ci suggeriscono i dati. Talora, se siamo fortunati, può esserci anche una scorciatoia in qualche modo, no? Per arrivare poi alla famosa casella 33. E ora vi faccio, ecco, nel caso specifico reale non è tanto questione di dadi, ma di dati, quindi no, non dobbiamo lanciare i dadi, ma avere tanti dati possibilmente. E non entro in merito della struttura, anche perché del lavoro, perché in questo momento non è leggibile, però insomma sono portati, ecco, il discorso che vogliamo fare, che sia proprio un discorso più lineare possibile. E poi all'interno di ogni processo decisionale ovviamente deve rimanerci una certa flessibilità, magari l'operatore poi deve decidere il proprio strumento secondo lui più idoneo per fare quel tipo di scelta. Ci sono stato attuale due strutture, diciamo, due flowchart, questa è quella generale, e poi ce n'è una, è proprio in cantiere, sono ancora le correzioni, ma questa non è nemmeno l'ultima versione, quella che stiamo predisponendo anche con il CNR relativo quindi ai corpi idrici sotterranei, che è proprio più complessa perché prende in considerazione, da un lato, i corpi idrici hanno anche una dimensione, possono avere il campionamento dei corpi idrici sotterranei, può avere anche una dimensione temporale talora rilevante, e anche per seguire più da vicino le richieste, diciamo, del decreto ministeriale del 6 luglio 2016. Sulle conclusioni, quindi, lo scopo di questa linea guida non è quello di presentare un procedimento per titolare i dati asetticamente, cioè non è che vogliamo ammazzare le persone dicendo guarda il 95esimo percentile, l'upper prediction limit, l'upper tolerance limit, non è tanto questo, ma soprattutto è fornire idee su come costruire un modello concettuale affidabile che consenta di selezionare e organizzare i dati da triturare. Quindi lavoriamo sulla qualità della materia prima, no? Cioè sulla carne iniziale, e poi dare indicazioni sulle possibilità di gestione dei valori di fondo per renderli più aderenti alla realtà ambientale in esame. Questo è anche un punto molto importante, perché sennò molte volte rischiamo anche di, come dire, magari procedere a delle bonifiche che in realtà non sarebbero assolutamente necessarie. E poi il terzo punto, nel caso specifico per i corpi idrici sotterranei, quello di dare risposta a quanto richiesto dalla normativa nel 6 luglio 2016. Tempi previsti, a che punto siamo realmente? Tempi previsti, siamo in via, diciamo, di chiusura di questo documento, e l'ho scritto molto in piccolo perché quasi mi vergognavo, primavera 2017, perché sono, Paolo Giandon mi guarda male perché, diciamo, il secondo rimando. È anche vero, Paolo, che, come dire, qui le cose fioccano a destra e a manca, anche questo decreto ministeriale sui corpi idrici sotterranei in qualche modo ha allungato un po' il brodo. Comunque, diciamo, siamo confidenti di chiudere appunto di qui le prossime settimane. Vi ringrazio per l'attenzione.